Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi vediamo come è possibile costruire la struttura dell'anidride nitrica attraverso la notazione di Lewis. Ricordo che nel canale YouTube troverete un'apposita playlist in cui vengono svolti numerosi esercizi proprio che riguardano le strutture di Lewis. Bene, abbiamo detto che il primo step che dobbiamo andare a eseguire è quello di andare a determinare il numero di elettroni di valenza di ogni singola specie che compone la molecola. In questo caso abbiamo due atomi di azoto. Sappiamo che l'azoto appartiene al quinto gruppo, quindi avremo 5 elettroni di valenza per due atomi di azoto, quindi avremo in tutto 10 elettroni. L'ossigeno appartiene al sesto gruppo, quindi avrà 6 come elettroni di valenza per 5 elettroni per 5 atomi, quindi avremo in tutto 30, in questo caso, elettroni. Complessivamente abbiamo 40 elettroni da sistemare, o meglio 20 coppie di elettroni. Adesso dobbiamo costruire lo scheletro. Ora, questo tipo di molecola non abbiamo mai affrontata. Noi abbiamo sempre considerato molecole che hanno un solo atomo centrale. In questo caso dobbiamo andare a definire quella struttura, quello scheletro, che mi dia una maggiore simmetria possibile. In questo modo la molecola risultante risulta essere più stabile. E l'unica struttura che presenta una simmetria è quella in cui l'ossigeno è l'atomo centrale a cui si vanno a legare i due atomi di azoto. Quindi in questo caso rimarranno da sistemare quattro atomi di ossigeno che andiamo adesso a inserire in questo modo. Quindi come vedete esiste quindi una simmetria in cui l'atomo di ossigeno è quello centrale. A questo punto andiamo a vedere quante coppie di elettroni abbiamo impiegato nella costruzione dello scheletro. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quindi a questi 40 elettroni dobbiamo andare a detrarre 12 elettroni che abbiamo impiegato nella costruzione dello scheletro. Quindi rimarranno 28 elettroni da piazzare, meglio ancora 14 coppie. Dove le andiamo a sistemare queste coppie? Si parte sempre, come abbiamo detto, dagli atomi più esterni e se rimangono delle coppie vanno inserite sull'atomo centrale. Quindi andiamo a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, quindi rimangono due coppie che andiamo a inserire sull'ossigeno. Bene, quindi questo è lo scheletro. Per andare a definire le strutture di risonanza, possiamo ricorrere, anzi dobbiamo ricorrere alla definizione della carica formale di ogni singolo elemento che compone la molecola. Quindi cominciamo per esempio con i due azoti. Quindi le cariche formali dell'azoto sono simmetrici, per cui fatto uno, questo vale anche per l'altro, è uguale alla valenza che ha l'azoto, e quindi in questo caso è 5, meno gli elettroni che ha impegnato. Gli elettroni che ha impegnato sono in questo caso 1, 2 e 3, quindi meno 3 avremo più 2, quindi andiamo a inserire due cariche formali sull'azoto. Questo è speculare, quindi andiamo a inserire due cariche formali. Ora ci andiamo a calcolare le cariche formali di questi ossigeni che sono simmetrici. Questo centrale ha raggiunto l'ottetto, per cui è inutile andare a definire. E allora andiamo a calcolarci la carica formale degli altri ossigeni, che sarà dato da che cosa? Dal numero di valenza degli ossigeni meno gli elettroni impegnati, che in questo caso, andando a contare, saranno 2, 4, 6 e una 7. Quindi meno 7 uguale a meno 1. Quindi ogni ossigeno avrà una carica formale negativa. Bene. A questo punto che cosa dobbiamo andare a osservare? Che l'azoto non ha completato l'ottetto, in quanto ha 2, 4, 6 elettroni condivisi.
e poiché abbiamo degli ossigeni che hanno cariche formali negative, che cosa accade? Che l'unico modo è quello di andare, quindi l'ossigeno va a condividere un doppietto elettronico con l'azoto in modo da garantire all'azoto di raggiungere l'ottetto, ma su ogni azoto rimarrà sempre una carica formale negativa. Quindi andiamo a ricostruire la molecola, quindi ossigeno N, doppio legame con questo ossigeno, azoto, doppio legame anche con questo ossigeno, e l'altro ossigeno l'abbiamo qui. Andiamo a piazzare sempre le cariche formali che sono la nostra guida, in quanto abbiamo detto che per il principio di elettroneutralità, quanto è maggiore la separazione di carica, tanto meno stabile la molecola. Quindi che cosa possiamo osservare? Che l'azoto non può in alcun modo andare a generare un altro doppio legame, in quanto andrebbe a superare l'ottetto, e sappiamo che gli elementi come l'azoto, l'ossigeno, il carbonio non possono violare questa regola. E quindi la struttura di risonanza che ne deriva, quale può essere? La può essere questa, in quanto il doppio legame lo possiamo anche vedere su quest'altro atomo di ossigeno, così come su quest'altro atomo di ossigeno. E quindi, volendo andare a costruire l'ibrido di risonanza complessivo, lo andiamo a definire in questo modo. Quindi questa è una struttura, ci costruiamo l'altra struttura equivalente, in cui abbiamo qua il doppio legame con l'ossigeno, poi andiamo a mettere le cariche formali, azoto, doppio legame con l'ossigeno, e le cariche formali rimarranno sempre le seguenti. Ok, questi sono le due strutture canoniche. Abbiamo detto in realtà che nella geometria molecolare, nelle formule di risonanza, l'ibrido non appartiene né a questa forma né a quest'altra, ma è una via intermedia. Quindi come possiamo andare a definire la struttura geometrica dell'anidride? In questo modo, e cioè andare a immaginare che il doppio legame sia delocalizzato intorno tra l'asse di legame ossigeno-azoto-ossigeno. Quindi possiamo scrivere la struttura definitiva in questo modo. Quindi l'azoto, l'ossigeno, l'altro azoto, quindi andiamo a inserire tutti gli elementi chiaramente con le cariche, ok, quindi andiamo a inserire sempre la carica formale che rimane tale sugli azoti. Quindi abbiamo detto che il doppio legame si può formare sia su un ossigeno che l'altro. Ora, per rappresentare questo, noi disegniamo un tratteggio che sta ad indicare proprio la delocalizzazione della coppia di elettroni lungo i legami che si vanno a generare tra l'azoto e i due ossigeni. Bene, io ho terminato la lezione, spero di essere stato chiaro. Iscrivetevi al mio canale, schiacciate un like e alla prossima lezione. Arrivederci.